ripetiamo. Il tempo ha trasformato anche il mio rito della fantasia. Soltanto la lettura di questi due primi versi ci porta dentro Elisabetta, dentro questo rito e questa fantasia che convivono in una espressione che dà vita a un verso, ma che hanno un significato e un significante che forse per comprendere occorrerebbe una giornata intera, una riflessione lunga chissà quanto. Ascoltiamo. Il richiamo. Il tempo ha trasformato anche il mio rito della fantasia. Immaginavo un mondo che rifulgeva di colori accesi, pacificato e lieto, con genti buone sparse dentro il cosmo. E poi, da un'altra stanza, veniva a riportarmi sulla terra il suono di una voce. Quando mi svuoto adesso dai miei sogni, ancora mi sorprendo che non ci sia nessuno a richiamarmi, che sola io mi agiri nell'assoluta pietra della casa. Elisabetta è per natura, io penso, una donna misurata, equilibrata, precisa, che sa dosare tutto, ma le sue parole, così dosate, così scelte, sono così piene, così ricche, che non possono che arricchire chi ascolta. Quelle altalene di cui parlavamo prima, ecco, io le vedo sorelle di queste acrobazie che ora sentiamo nella poesia intitolata Acrobazie a pagina 38. Acrobazie. Nostro sigillo è il sogno che costruisce trame evanescenti, ma protettive e salde come corazze sulla nostra pelle. Con queste vesti addosso possiamo andare per le strade buie e attraversare i fiumi e costruire acrobazie di voli. Abbandonati al sogno, moltiplichiamo il tempo della vita. A pagina 40 abbiamo il ruolo. Una parola facile, una parola difficile. È una parola usata alle volte così, con una certa facilità, ma il suo significato è molto profondo. Ognuno di noi nella vita ha un ruolo, a volte più di uno, e è bello che questo ruolo, per primo chi lo ha, lo sappia amare, lo sappia rispettare. E mentre ama e rispetta il proprio ruolo, è bello che ami e che rispetti il ruolo di tutti coloro che gli stanno intorno, vicini o lontani anche. Sentiamo, a pagina 40, il ruolo. Il ruolo. L'intero mondo è schermo variegato, percorso da uragani, vestito di bellezze ovunque sparse. Assiduo è il nostro impegno a porci come specchi riflettenti per intuire il ruolo attribuito all'uomo sul pianeta. Il tentativo è vano, ma ci sentiamo cavi del cammino sulle odorose vie dove trascorre il nostro tempo. Bene.
sia Soffi, a pagina 41. Questa poesia contiene alcuni vocaboli che diventano elementi che hanno bisogno di convivere insieme, perché hanno delle qualità che riescono ad abbandonarli, e sono i gelsomini, i fiori, e sono le farfalle che già sono protagoniste in tutto questo percorso, e sono le gocce piccole come le farfalle, come i petali dei gelsomini, e sono i soffi, quelli che però Elisabetta dice che conserviamo nella pelle. Soffi, giorni di vento e di farfalle in volo, giorni di gelsomini, vibrano come drammi delicati mossi dalle terre brezze, dall'alto dei castelli di memoria, dalle torri di sogno. Gocce, sfuggite ai lacci dell'enigma, brividi di mistero,